Amore, pace, Rocca Sant'Angelo di Assisi, è il 1º aprile 2024, lunedì seguente alla Pasqua, il lunedì dell'Angelo. Nella lettura di questi giorni c'è un episodio che fa un po' sorridere. Non sono tanti episodi del genere nel Vangelo, però l'episodio dei discepoli di Emmaus, riportato nel Vangelo di Luca, in cui questi sconsolati discepoli sono affiancati da un misterioso pellegrino che gli chiede: ma di che cosa state parlando? E loro dicono: ma tu solo a Gerusalemme non sai quello che è successo in questi giorni? E dicono le vicende del crocifisso di Gesù. E questo misterioso pellegrino fa una domanda: che cosa? E qui c'è veramente un pizzico quasi di umorismo. Che cosa? Come lui il grande protagonista, lui il crocifisso risorto, e che chiede a questi discepoli: che cosa è successo? E allora siamo nel clima un po' del dopo Pasqua, della gioia pasquale. La Pasqua è il festival della vera speranza. E nel 1º aprile, però, tradizionalmente, la gente ama scherzare, e uno degli scherzi è appiccicare sulle spalle di un'ignara persona un pesce, il famoso pesce d'aprile. Non si sa bene qual è l'origine del pesce d'aprile, però si scherza, e c'è anche posto per scherzare. Io sono convinto che Gesù con i bambini ci scherzava. Vabbè, non posso portare una prova proprio scritturale, ma sono sicuro, perché nello scherzo c'è qualche cosa che passa da cuore a cuore. Allora è anche ogni tanto, una volta all'anno, lecito scherzare. E io vorrei riproporre una scherzosa o semiseria intervista che mi è stata fatta da il figlio di un mio ex collega universitario. In cui scherzando, scherzando, però forse qualcosa si è potuto dire che abbia un qualche valore. E allora seguiamo questa intervista semiseria. Questa la dedico in particolare a persone che ogni tanto a commento dei video che faccio mi chiedono qualcosa di personale. Io a queste care persone, perché devo dire che tutti i commenti mi aiutano, però non posso rispondere per questione di tempo. Il Signore ci dice che in questi tempi sono i tempi drammatici della fine, dobbiamo pregare incessantemente, non tanto chattare, comunicare, perché oggi c'è una tale abbondanza di notizie, di informazioni, di comunicazioni, che possono anche soffocare la cosa più importante, che è pregare. Però a questi tanti che ogni tanto mandano i loro commenti, dico, li ringrazio, e anche a volte sono dei commenti che mi fanno sorridere. Recentemente un commento diceva: peccato che abbiano chiuso i manicomi. Invece un altro diceva: ma tu lascia stare San Francesco e fatti curare. Ecco, questi sono i commenti che veramente mi fanno sorridere e li apprezzo. Allora, ma intanto vediamo questa intervista semiseria. Hai preso il bastone in mano, ma è per camminare o per difesa personale? Vuoi provare? Massimo Coppo, è vero o falso? Dunque, se sono falso ti dico che sono vero. Se sono vero non ti devo dire niente, così ti lascio nel dubbio. Allora, buongiorno Massimo Coppo, Amore e pace. classe 1948, vero? Sì. Oggi sei qui a Terni Sì. e realizziamo questa intervista, ma mi dicevi precedentemente che secondo te
L'intervista è una grande tentazione per la vanità dell'intervista. Adesso le campane suonano così. Perché è una tentazione alla vanità? Perché mi considero importante. E perché oggi sei qui a Terni? È per una missione un po' particolare. Devo far vedere a un amico londinese, un giovane che si battezzerà Dio volendo a Pasqua e andrò là come padrino a Londra. Devo far vedere questo mostruoso demonico affresco che sta nella controfacciata della cattedrale di Terni. Tu mi dicevi che hai problemi ad entrare in Vaticano, perché? No, ho avuto problemi. Hai avuto? Cioè dal Vaticano mi hanno estromesso, ma non solo dal Vaticano, da Roma, con un po' di via, ma anni fa quando era andato là con una consorella della comunità di Assisi, per cercare aiuto in maniera un po' provocatoria, avendoci messo il vescovo di allora di Assisi in condizione di eretici, ci aveva dichiarato eretici, insomma, e allora andai al Vaticano per una benevola dimostrazione e mi hanno preso, dato foglio di via da Roma per 2 anni e poi ritirata la patente di guida. E perché avevano detto, affermato che eravate eretici? Il vescovo di allora, soprattutto per il timbro di vita, di conversione del nostro fondatore Marcello Zecchelli Sciai, passato 2 anni fa a miglior vita, che mi ha riportato nella Chiesa Cattolica tra l'altro, lui, uomo della Curia, ex proveniente dalla Curia di Roma, addirittura vide questo uomo e noi tutti accanto a lui come eretici, ma è una incomprensione di fondo che rimane nella Chiesa verso la profezia. Praticamente la Chiesa è chiusa alla profezia, ecco. Io mi ricordo una volta noi ci siamo incontrati, anche ne parlavamo prima, era San Valentino, proprio davanti alla Chiesa di San Valentino. Tu mi stavi parlando, venne da noi un sacerdote e disse che tu dovevi andare via. Ti ricordi? E tu gli dicesti, ma io sto parlando di Gesù, che ne pensi di questo atteggiamento che c'ha la Chiesa nei confronti di chi la pensa diversamente? Ma io non ricordo, forse ho rimosso, però essere mandati via è un onore, cioè io per carità merito questo ed altro, ma che il fatto che la Chiesa spesso, quello dicevo prima, non comprenda quello Spirito Santo fa e muove al suo interno, purtroppo è una cosa assodata. Dobbiamo solo essere molto pazienti e anche un po' gloriarci in quella beatitudine che Gesù disse: beati voi quando vi diranno ogni sorta di male su di voi per causa mia, rallegratevi e giubilate. Quindi è una delle beatitudini, purtroppo, proprio quella di essere considerati male e anche essere addirittura estromessi, come lo fumo noi con la nostra comunità ad Assisi. Siete stati estromessi? Dichiarati eretici, eretici sì. Per 12 anni, sì. Ma secondo te qual è stata proprio la cosa che avete detto principale per cui siete stati giudicati eretici? O il comportamento, qual è stato, diciamo? Questo profeta ha avuto delle profezie molto severe sulla Chiesa, sul Vaticano, sui preti. Tipo? Guai a voi preti e frati che pascete voi stessi, voi siete i maggiori responsabili, e così via. E poi qualche marachella, obiettivamente, per le strade di Assisi l'abbiamo fatta. Tipo? Per cercare di smuovere il vescovo, ecco, che se la faceva con i potentati del luogo, ma non considerava anche piccole di messa in realtà come la nostra comunità, di gente comune, ecco. Si parla solo di Chiesa Cattolica, secondo te ci sono altre chiese o altre religioni che meritano la stima, Chiesa, attenzione? Il buddismo per esempio? Ah no, aspetta un attimo, la Chiesa Cattolica Universale, grazie a Dio, è l'insieme di tutti i veri credenti in Cristo di tutti i tempi, di tutti i luoghi, quindi trascende la Chiesa di Roma. E quindi quando io dico, come sto dicendo adesso, che la Chiesa di Roma è al capolinea, certo non penso che la Chiesa cattolica finisca, perché Gesù ha detto la sua Chiesa non soccomberà alle forze del male. Però se poi
parliamo del sincretismo, dell'intesa con le altre religioni, no. San Francesco andò dal sultano d'Egitto non a prendere un tè e parlare di fratellanza universale, ma a convertirlo, era pronto a dare la sua vita purché il sultano e gli islamici si convertissero. Cioè mettere tutte le religioni sullo stesso livello è una bestemmia a quel Cristo che è morto in croce, risorto, e ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato, l'ha detto Gesù. Tu eri sei stato insegnante ai geometri di Agraria, promosso col massimo dei voti al liceo classico. Tutto vanità. Tutto vanità. Massimo dei voti anche all'università. Hai vinto anche un diploma, una borsa di studi negli Stati Uniti? Tutto vanità. Tutto vanità. Che ricordo hai di quel periodo? Vanità. Solo vanità. No, non posso dire, solo, però voglio dire, tutte le cose eccelse, è scritto presso la gente, sono abominio di fronte a Dio, cioè Dio guarda i cuori, guarda la fedeltà al suo Vangelo, il resto sono contorni spesso che depistano, ecco. Con questo abbigliamento, Massimo, tu ti ispiri a San Francesco o no? Io temo il giudizio di San Francesco quando passerò a miglior vita, perché allora ci giudicheranno i santi, diranno: ma come hai osato portare quel sacco che io portai con la penitenza, con tanto, come hai osato mostrarti in giro col sacco che noi francescani portavamo degnamente, tu invece lo porti come con tanta vanità. E io, però, nella nostra comunità, che tra l'altro si è ispirata a San Benedetto, abbiamo portato il sacco, non solo io, per parecchio tempo, per, come messaggio, un messaggio di serietà che forse è un po' si è perso nella nostra Chiesa. I tempi sono tempi molto severi e il messaggio di Francesco di penitenza rimane sempre valido, solo che la parola penitenza è una parola che decisamente non ci piace, noi cerchiamo altre di parole. Nel lessico religioso ce ne sono tante, ma Francesco diceva: senza la penitenza nessuno può salvarsi. Prima parlavamo dell'inferno, tu dici che esiste, però è come se Dio è un nostro padre, no Goppo? È come se un padre lasciasse il figlio per tutta la vita chiuso in cantina perché si è comportato male. Tu che ne pensi di questo mio ragionamento? È tuo, si vede che è tuo. Il problema è che dobbiamo ragionare se Dio è un Dio che si rivela e si è rivelato nelle sacre scritture, nei profeti, in Cristo, allora basta con i nostri ragionamenti. Dove ci hanno portato i nostri ragionamenti? Ci stanno portando alla terza guerra mondiale. Però bisogna vedere come è stato tradotto l'Antico Testamento. No, no, questo fatto della traduzione è un problema che si pone chi vuole scantonare dal Vangelo. Il Vangelo ormai nel tempo è stato così studiato, tradotto, confrontato. Se tu vuoi convertirti, caro amico, c'hai abbastanza materiale sicuro, ma se tu vuoi fare il furbo, allora mettici avanti tutti i problemi di semantica, di traduzione, linguistici, ma tanto con Gesù non puoi fare il furbo. Lui ti dirà: tu il Vangelo l'hai saputo, poi hai trovato scuse per non seguirlo, e allora che gli diremo? Purgatorio e paradiso. Allora, io il purgatorio mi fa tremare perché dice che lì le pene sono molto più severe di quelle che non pensiamo. Però è meglio puntare sul paradiso e finire in purgatorio che non puntare sul purgatorio e finire all'inferno, ecco. E per finire in paradiso che bisogna... Amare, qual è il comportamento? Amare Gesù dell'amore che lui ci chiede. Se uno mi ama, osserva la mia parola, ha detto Gesù. E se uno non ha conosciuto Gesù o non c'ha modo di conoscere Gesù? C'ha una sua coscienza che lo porta a fare il bene o il male, se lui la prevarica. E nel giorno del giudizio quella persona potrà essere salvata sempre grazie ai meriti di Cristo, al suo sangue versato sulla croce. Nessuno può salvarsi se non grazie a Cristo. Però ovviamente in quel giorno Cristo, giusto giudice, terrà conto di quello che uno ha conosciuto o non ha conosciuto. L'ateo ce l'ha la possibilità di andare in paradiso? L'ateo?
Sì, se si converte, sì. Quindi, solo se si converte. Sì. Ah, tu hai conosciuto un profeta, mi dicevi prima. Sì. Ha fatto dei miracoli questo? Sì, e come si chiamava? Marcello Gechele Ciai, profeta della terra umbra, di una nota e ricca famiglia del luogo, che a un certo punto ha visto Gesù. L'ho visto, ci sono stati insieme 40 anni e ha fatto, perlomeno io l'ho visto tante volte, cose prodigiose, ma due miracoli sono sicuro e sono testimoni. Il primo miracolo che ha riportato nella Chiesa Cattolica un osso duro come me, un protestante che mi ha così incallito e così convinto. Ma tu eri il leader dei protestanti poi, no? Eri un leader? Conducevo un centro, diciamo, protestante nel cuore di Perugia, di studenti. Sì. Poi l'altro miracolo che ha fatto questo Marcello Zichieri è di avermi sopportato per 40 anni come ostinato e discepolo, l'ho fatto tribolare tanto, e lui ha cercato di farmi scrollare dal mio indottrinamento protestante, dalla mia fede mentale, per portarmi a una fede del cuore. Ha tribolato tanto questo amatissimo profeta. Una volta ci siamo incontrati alla coppa e tu mi avevi raccontato che ha fatto un miracolo vero e proprio, quello dell'acqua. Sì, sì, l'ho visto, l'ho raccontato in un libro che ho scritto su lui e sulla comunità. Sì, l'ho visto far tornare da una fonte che non gettava più acqua sul subbacchio. Erano presenti degli operai della comunità montana che stavano banalmente cercando di riattivare questa sorgente. E Marcello, passando, stavo con lui scendendo dal subbacchio, si rivolse a questi operai dicendo: ma perché non preghiamo? Fece una preghiera e l'acqua cominciò a scorrere. Un miracolo analogo a quello che fece San Francesco, sì. E comunque come miracolo è inferiore al fatto che è riuscito a convertire, sì, a te. Sì, il più grande miracolo l'ha vissuto con me, sì, sì. Senti, se tu avessi qua davanti San Francesco, che cosa gli diresti? Scusami. San Francesco cosa farebbe se vivesse oggi? Quello che ha fatto allora, provocare la Chiesa. Hai avuto mai dei ripensamenti sui tuoi atteggiamenti, sul tuo, non tanto nel modo di vivere, ma sui tuoi valori, sui tuoi principi religiosi e non? Ci sarà stato dei momenti che hai detto forse ho sbagliato? No, sui principi no, grazie a Dio, però sulla mia tenuta di strada in questa vita comunitaria ad Assisi, sì, tante volte sono andato addirittura in fuga perché non ne potevo più di stare alla scuola di un profeta. Però questo profeta mi ha sempre riaccolto e una volta, ecco, sono testimone di un piccolo miracolo, dopo 25 giorni che ero stato in giro come un cane con la coda tra le gambe, ritorno in comunità e Marcello mi stava aspettando perché il Signore gli aveva detto che dopo 25 giorni sarei tornato. Per me questi sono prodigi che non dimenticherò mai. Perché eri fuggito? Perché non ne potevo più, perché un profeta, stare accanto a un profeta ti scruta sempre, ti snida dalla tua ipocrisia e quindi a un certo punto, siccome noi vogliamo sempre rifugiarci in una veste falsa, è qualcuno che ti snida sempre, insomma, ecco. Senti, una curiosità mia adesso, che non c'entra niente, tu sei vegetariano? No, io grazie a Dio mangio e gusto anche la porchetta addirittura. La porchetta. Sì, sì. Piatto preferito, panino con la porchetta? No, è preferito, però ovviamente noi mangiamo in maniera abbastanza sobria in comunità, mangiamo verdure, però sulla scorta di quello che dice Gesù nel Vangelo, di quello che dicono le Sacre Scritture, ci sentiamo liberi di mangiare di tutto. Sì, perché Gesù mangiava l'agnello, per esempio, però c'è qualcuno ultimamente che dice che fosse vegetariano pure Gesù. Sì, ma ne dicono tante di Gesù di tutti i tipi, lasciamo perdere. Massimo Coppo, un giorno diventerà profeta? No, io ci tengo a dire che non sono un profeta, sono stato alla scuola di un vero profeta di cui divulgo, mi sento responsabile di divulgare, cosa ho fatto anche ieri al Vaticano, le sue profezie che ritengo le più significative in un tempo in cui corrono tante voci profetiche. Gesù l'aveva detto, negli ultimi tempi ci saranno falsi cristi e falsi profeti, quindi una falsa religione cristiana e tanti profeti che si mettono, insomma, su uno sgabello e dicono che quello che succederà, quello non succederà, attenti.
teniamoci strette le Sacre Scritture, però quando qualche voce veramente profetica come questa di cui sto parlando sorge, non rigettiamola, perché può essere preziosa per noi. I Vangeli apocrifi, che idea hai dei Vangeli apocrifi? Io stento a mettere in pratica quelli canonici, figuriamoci gli apocrifi, ecco. Ci sarà, adesso una domanda dell'ultimo minuto, ci sarà il diluvio universale? Sì, però sarà di fuoco, dice San Pietro, nella sua seconda lettera, parla della fine di questo mondo, che sarà un diluvio di fuoco, e in vista di un altro mondo, è una visione completamente opposta a quella della Chiesa ufficiale del Papa, che si sono accodati all'ecologia, ai problemi ambientalisti e così via, e la Chiesa cerca un po' di assecondare l'ondata, un po' di preservazione del globo. Ieri a Roma parlavo un po' anche di questo. L'uomo ha due cose a cui tiene tanto: la propria salute e la salute del pianeta Terra. Ambedue, il nostro corpo e il pianeta Terra, passeranno. San Pietro, nella sua seconda lettera, diceva che questa terra passerà e tutte le sue opere, le grandi opere di questa terra passeranno, e ci sarà un nuovo mondo in cui Gesù ha detto i miti possederanno la terra, un nuovo mondo abitato da quelli che hanno amato Dio, hanno amato il prossimo e hanno seguito il Figlio di Dio. E che idea ti sei fatto di questo Papa e di quello di precedente, di Ratzinger? Parliamo di un Papa per volta. Sì. Ecco. Per questo Papa non mi indurre in tentazione. Papa precedente lo incontrai una volta a Perugia, ad Assisi, e mi scrisse anche una benedizione sulla scheda associativa che stavo facendo conoscere della nostra opera, e era ancora prefetto della Congregazione della Fede, non era ancora Papa. Però quella scheda firmata da Rasti con una calligrafia minuta la teniamo stretta, un ricordo, perché credo che, nonostante ovviamente dei suoi cedimenti finali, perché si è dimesso e Dio sa, e Dio solo giudica perché, però si atteneva alla parola di Cristo, alle Sacre Scritture, sì. Perché hai affermato, quando ti ho nominato questo Papa, non mi indurre in tentazione? Mettiamo un velo. Non ti piace, insomma. Ma una critica, dai, che gli fai? Una critica. È scritto: non parlerai male del capo del tuo popolo. Io, come protestante, ex protestante, ho tante cose da dire contro il Papa, contro la Chiesa. So che la Chiesa Cattolica e il Papato sono stati un'ancora che ha tenuto la Chiesa in essere contro le ingerenze politiche e contro le minacce eretiche. Ora, purtroppo, Roma, la Chiesa di Roma è al capolinea. Una volta si diceva Roma locuta causa finita, no? Sant'Agostino è attribuito a lui questo detto. Cioè, in pratica, il Papa, le sue parole erano le conclusive rispetto a tutte le varie eresie che giravano attorno. Roma locuta causa finita. Adesso Roma è finita. Tu, Massimo, sei stato accusato di eresia. Secondo te, chi è veramente eretico? Credo che la parola originaria eretico viene dal greco airein, scegliere. Eretico è il normale cattolico che sceglie dalla fede trasmessa, non so, dagli avi, dai nonni e così via, quello che gli pare, e quello che non gli piace dice: ma no, questo era vero per allora. Questo è essere eretici, scegliere quello che ti... Però se scegliamo, possiamo scegliere qui, ma non possiamo scegliere dopo dove andare per l'eternità. Sceglierà Cristo, e Cristo ha detto che il determinante se siamo stati fedeli alla sua parola, ecco. Va punito l'eretico, secondo te? Un eretico è uno che presume di essere più di quel Cristo che è morto in croce per lui. Cioè, non è che... se uno disprezza il sacrificio di Cristo, quante eresie, per esempio, hanno girato intorno alla natura di Cristo? Cristo era solo uomo, era solo cosa...
Ma Cristo è figlio di Dio, unico figlio di Dio, morto in croce per noi. Eretico è colui che disprezza l'amore di Cristo che è morto in croce per noi. Quindi quello è il vero, il peccato dei peccati è l'ingratitudine, il disprezzo di quello che il figlio di Dio ha fatto per noi. Ecco. E allora, se qualcuno ti volesse venire a trovare, dove deve andare? Tu vieni a trovare a Rocca Sant'Angelo di Assisi, a 10 km da Assisi, in mezzo ai boschi, boschi e campi di olivo, ecco. E senti, l'ultima domanda, tu hai scritto dei libri, ce ne vuoi parlare? Oh, come no, sono così vanitoso, però siccome l'ho scritto diverse, adesso non voglio farmi pubblicità, si trovano in internet, c'è cioè, sì, l'associazione che è nata con questa opera, e c'è una bella produzione in internet di questi libri, quindi uno li può vedere lì. E poi è benvenuto anche a chiederci, li mandiamo, sono liberamente, oppure li diamo, non c'è problema. Quindi, però io sono ovviamente come tutti gli scrittori vanitoso, raccomando di leggere, sono, nonostante li abbia scritti io, sono dei bei libri, ecco. Nonostante, tu prima mi dicevi che non ti consideri una persona intelligente, e non ti considero una persona colta, anche se quando le persone, a me non per piaggeria, mi hanno parlato di Massimo Coppo, mi hanno detto tutti è un genio. E non mi conoscono bene. Senti, hai preso il bastone in mano, ma è per camminare o per difesa personale? Vuoi provare? Sì, ma ormai io sto venendo qui abbastanza spesso da quando ho saputo di quell'affresco. E i Ternani, che ne fanno tanto di San Valentino, in onore di San Valentino facciano una mozione perché sia rimosso quel dissacrante affresco nella controfacciata della cattedrale. Sei anche a trovare. Quando vieni c'ho un po' di cose da dirti e da darti. Sei anche a trovare.